andiamo a scoprire subito qual è il titolo nel mirino della settimana, come facciamo sempre con te. E oggi hai scelto Intercept Pharmaceuticals. Allora, società biofarmaceutica americana costituita nel 2002, focalizzata sullo sviluppo di nuovi analoghi sintetici dell'acido biliare per il trattamento di malattie. Questa è un po' la spiegazione della società, ovviamente, di quello di cui si occupa. Come sempre ti chiedo perché questo titolo? Beh, un titolo che, come quasi sempre faccio, viene scelto in base all'analisi tecnica, ossia al movimento del prezzo sul grafico. Siamo sul Nasdaq ed è un titolo di un settore appunto farmaceutico che comunque sostanzialmente è anticiclico perché purtroppo ci si ammala in periodi di bonaccia e in periodi di crisi, quindi tendenzialmente i farmaceutici possono dare buone sorprese. Graficamente possiamo iniziare magari vedendo il time frame mensile, quindi proprio un'ottica di lungo periodo per andare a vedere dove siamo. È sempre importante, secondo me, andare a scegliere i time frame alti, quindi il weekly o il mensile, come in questo caso, per capire il respiro del grafico, per capire il titolo dov'è nella sua storia. E poi sui time frame inferiori scegliere il timing, cioè quando entrare. Intercept, vediamo che dopo una lunghissima fase di ribasso iniziata nel 2014, dove quotava 500 dollari, adesso è in area 17 dollari. Aveva fatto dei minimi e i minimi fatti in area 12 dollari sono dei minimi importantissimi per due motivi. Uno, perché vediamo nella parte di sinistra del grafico come fossero dei minimi da quando sostanzialmente è stato quotato, e quindi è un supporto statico, cioè orizzontale, importantissimo, e che il prezzo ha sentito. Difatti, durante la discesa arrivata a quel livello, la discesa si è come interrotta, e il prezzo sembra quasi un serpente addormentato, se mi passi il paragone, ossia si è Sì. appoggiato su quel supporto che sta tenendo egregiamente, se consideriamo che è un time frame mensile. È più di un anno che quel supporto ha tenuto e comincia a dare forza alla ripresa del prezzo. E passando su un altro time frame, siamo sul daily, Sì. quindi su un time frame più basso che ci permette di andare a trovare dei livelli dove andare a cercare un ingresso di medio-lungo periodo, vediamo proprio chiaramente come sul daily si stia formando una fase di accumulazione. L'accumulazione l'abbiamo vista nella pillola di Fast Finance, l'ultima che abbiamo fatto insieme, è appunto quella fase nella quale il prezzo mostra una chiara assenza di direzionalità. Si forma spesso un rettangolo come quello individuato, dentro il quale il prezzo balla, rimbalza tra le due pareti. E adesso vediamo come stia tentando di avvicinarsi alla parte alta e quindi di andare poi a romperlo al rialzo. Quindi dovesse farcela, dovesse rompere al rialzo i 19 dollari, se ciò dovesse avvenire con dei volumi sopra la media, probabilmente il mercato darà il segnale long, darà il segnale di acquisto, essendosi ricordata di Intercept, e quindi va secondo me assolutamente in watch list, e sopra i 19 dollari andrà valutato l'acquisto e andremo a portafogliarlo sicuramente. Perfetto, naturalmente tutte le altre specifiche che volete ottenere le potete ottenere direttamente da Enrico che vi aspetta e peraltro appunto così ne approfitto anch'io, Fast Finance, il nostro format dedicato un po' alla spiegazione in modo semplice di concetti e temi di finanza, di trading, insomma finanza 360 gradi, lo trovate sul nostro canale YouTube e anche sul nostro sito peraltro, proprio abbiamo parlato di fase di accumulazione. Ottimo, e questo è il titolo nel mirino della settimana, grazie Enrico J.